Sotto il nome di funghi sono compresi più di un quarto di tutti i vegetali oggi conosciuti. I funghi crescono su tutta la superficie terrestre, dovunque esistano sostanze organiche su cui possano svilupparsi. Sono piante semplici, tallofite, perché mancano di cormo, cioè non hanno vere radici, vero fusto e vere foglie. Comprendono piante svariate come i funghi commestibili, i fermenti, le muffe, le carie, i batteri, le ruggini e i carboni. Alcune specie di funghi sono un ottimo cibo. Altri, come questo amanita, sono molto velenosi. Il carattere particolare di alcuni alimenti è dovuto all'attività di certi funghi. Ma un fungo può anche deteriorare gli alimenti. Da alcuni funghi si ricavano la penicillina e altri antibiotici. Questi farmaci possono essere usati contro i batteri che provocano diverse malattie dell'uomo e degli animali. Questo fungo del legno distrugge ogni anno il midollo di milioni di alberi. I funghi che crescono sulle piante morte contribuiscono a liberare dai rifiuti le nostre foreste. Questa malattia della pelle è provocata da un fungo che cresce sul corpo di certe persone. I funghi sono piante eterotrofe, cioè dipendenti da altri organismi. Mancando di clorofilla, non possono utilizzare l'energia solare per sintetizzare sostanze organiche. Perciò, direttamente o indirettamente, dipendono da altri organismi viventi o da sostanze organiche. Quando i funghi traggono il loro nutrimento da organismi viventi, come ad esempio da questo cereale, sono detti parassiti. Se invece ricavano il loro nutrimento da materiali non vivi, come ad esempio da questa ceppaia, si dicono saprofiti. Essendo privi di clorofilla e quindi della capacità di sintetizzare il proprio nutrimento, ai funghi non è necessaria la luce solare per crescere. I funghi commestibili sono i più noti rappresentanti di questo gruppo di piante e si hanno un cappello ombrelliforme, sotto al quale si trovano le lamelle. Un grosso peduncolo sorregge il cappello. Intorno a questo stelo si trova talora un anello che segna il punto in cui cappello e stelo erano uniti con un velo protettivo nel corpo fruttifero giovane. Tutte queste strutture sono epigee e costituiscono la parte riproduttiva della pianta o corpo fruttifero. Nel suolo si approfonda un groviglio di filamenti detti ife. L'insieme delle ife costituisce il micelio del fungo. Sebbene le parti riproduttive della pianta abbiano generalmente una vita molto breve, il micelio può vivere per anni propagandosi sui materiali organici con cui viene a trovarsi a contatto. Servendoci della cinematografia a tempo, possiamo osservare la crescita di un fungo fin da quando esso spunta dal suolo. Vedete qui in qualche minuto ciò che in realtà avviene in una settimana circa. Quando il cappello del fungo si distende, sulla sua superficie inferiore si possono vedere le lamelle. Notate la disposizione radiale delle centinaia di lamelle. In esse è il segreto dell'enorme possibilità di riproduzione di questa e di altre specie di funghi. Stacchiamo il cappello e poniamolo, lamelle in giù, su un foglio di carta bianca. Parecchie ore più tardi rimuoviamo il cappello. Dalle lamelle è caduto sulla carta qualcosa che somiglia a polvere sottile. Al microscopio possiamo vedere le spore, minutissime. Le spore sono così piccole che 25.000 di esse non sono sufficienti a coprire la capocchia di uno spillo. Il grosso pomo, che ora appare sullo schermo, è appunto la testa di uno spillo. Le lamelle di un solo fungo possono liberare un numero enorme di spore. Se le loro superfici si sviluppassero tutte, coprirebbero un'area di 5 miglia quadrate. Ecco ancora alcune spore a ingrandimento maggiore, invisibili e se vengono trasportate dal vento, e quando cadono su un substrato umido, cominciano a germinare. Da ogni spora si sviluppa il sottile intreccio delle ife che invade lentamente il materiale nutritivo. Le ife secernono sostanze chimiche dette enzimi.
Gli enzimi digeriscono i materiali nutritivi che il fungo poi assimilerà. Il nutrimento viene poi utilizzato per lo sviluppo di altre ife. Per settimane e mesi i filamenti sotterranei si moltiplicano e infine, come avete visto, emerge il fungo o corpo fruttifero. Esistono circa 100.000 specie di funghi. Questo fungo del genere Lycoperdon, comunemente detto vescia di lupo, libera le spore solo se schiacciato o calpestato. Questa muffa gialla è parassita di altri funghi. Diverse muffe, durante parte della loro vita, somigliano ad amebe. Non hanno micelio, ma durante uno stadio del loro sviluppo producono spore. La muffa che qui si vede si sviluppa da spore formatesi da particelle protoplasmatiche. Le minuscole spore delle muffe, visibili solo con una lente di ingrandimento, sono ovunque nell'aria intorno a noi. Un pezzo di pane o di altro cibo, lasciato per pochi giorni in un luogo umido, si ricopre di muffa. Le muffe sono molto diverse dai funghi comuni, dalle vesce di lupo e dalle altre piante di questo gruppo. Per constatare che le muffe hanno bisogno di umidità per svilupparsi, si può eseguire un esperimento. Tagliata in due una fetta di pane, se ne pone un pezzo in una vaschetta coperta con l'etichetta secco. Spruzzate dell'acqua sull'altro pezzo e ponetelo in una vaschetta con l'etichetta umido. Si ricordi che i funghi non hanno bisogno di luce per svilupparsi. Aspettate pochi giorni e poi scoprite le vaschette. Come potete vedere, sul pane e su altri cibi secchi non si sono sviluppate muffe. I funghi crescono meglio in tutti gli ambienti umidi. I fornai spesso si servono di sostanze chimiche per impedire che il pane ammuffisca. Quindi è probabile che voi dobbiate ripetere l'esperimento con parecchie fette di pane. Con la nostra cinepresa osserviamo al microscopio il micelio della muffa che si propaga sul pane. Il processo che noi osserviamo è fortemente accelerato. Ciò che non possiamo vedere è il meccanismo con cui gli enzimi digeriscono il pane e il modo in cui la muffa utilizza questo alimento per il suo sviluppo. Ora appaiono migliaia di involucri sferici contenenti le spore. Quando questi involucri si schiudono, milioni di spore invisibili vengono diffuse nell'aria. Non tutte le muffe sono dannose. Alcune vengono usate nella fabbricazione di certi formaggi. Il formaggio è costituito dalla parte rappresa del latte, al quale può essere aggiunta una muffa. Gli enzimi digeriscono il nutrimento che trovano nel latte e producono sostanze che danno gusto al formaggio. La scoperta della penicillina e di altri antibiotici è stata una delle più interessanti e importanti tappe nella lotta contro le malattie. Quando questa muffa verdastra di Penicillium cresce, libera una sostanza chimica, la penicillina. La penicillina isolata dalla muffa può essere utilizzata per uccidere i batteri patogeni che provocano malattie nell'uomo. Un altro gruppo di funghi, i fermenti o lieviti, sono importanti tra l'altro nella panificazione. Possiamo studiare i fermenti versandoli secchi in acqua calda e agitando. L'acqua contiene un po' di zucchero che alimenta il lievito. Accelerando le immagini, possiamo vedere la formazione di migliaia di bolle di anidride carbonica gassosa, che è uno dei prodotti della scissione incompleta degli zuccheri. Se poniamo una goccia di questo liquido su un vetrino e la osserviamo al microscopio, possiamo vedere i fermenti. Ciascuno di essi è formato da una sola cellula che si riproduce e forma nuove cellule. I lieviti mescolati in questa pasta stanno crescendo. Crescendo essi fermentano e liberano anidride carbonica gassosa che sotto forma di milioni di piccole bolle provoca il rigonfiamento della pasta di pane. Sugli alberi e sui vecchi ceppi si possono trovare strutture fungine che producono le spore di specie diverse di funghi che distruggono il legno. Taluno potrebbe ritenere che asportando queste strutture sia possibile arrestare la putrefazione. Ma in effetti non sono le strutture esterne che provocano la putrefazione. Nell'interno dell'albero si trovano migliaia di ife. Gli enzimi che queste producono digeriscono il legno e ne provocano l'alterazione. Spesso le strutture sporigene compaiono molto tempo dopo che il micelio vegetativo ha digerito e distrutto la maggior parte del legno dell'albero. Le spore dei funghi che vagano nell'aria possono cominciare a svilupparsi sulla ferita di un albero. Se viene tagliato un ramo, la ferita può però essere ricoperta con una speciale sostanza protettiva.
Case di legno ben costruite durano quasi indefinitamente. Ma edifici mal costruiti e mal tenuti possono subire danni ingentissimi provocati dai funghi e dalle termiti. I funghi e l'umidità penetrano dove vi sono rotture e lacerazioni. L'uomo lotta continuamente contro altre specie di funghi che ogni anno distruggono raccolti per un valore di molti miliardi di lire. Alcuni di questi organismi sono i carboni. Potete vedere che la metà superiore di questa pannocchia è priva di chicchi. Quando i fiori del Gran Turco si sviluppano, vengono distrutti dal fungo e sono sostituiti da grosse e soffici strutture sacciformi contenenti milioni di spore nere. Gli incendi nelle foreste distruggono ogni anno milioni di alberi. Ma un solo gruppo di funghi, quello delle ruggini o uredinali, può distruggere molto più legname. I funghi, sia quelli utili che quelli dannosi all'uomo, hanno un'enorme importanza in natura. Le piante verdi, per mezzo della luce solare, sintetizzano il loro nutrimento impiegando l'acqua che assorbono attraverso le radici e l'anidride carbonica dell'aria. Questa ne contiene solo lo 0,3 per mille. Le piante verdi possono assorbire anche l'anidride carbonica disciolta nelle acque del mare. Le piante verdi, che coprono la maggior parte della superficie terrestre, assorbono continuamente dall'aria anidride carbonica e ne fissano il carbonio nelle loro strutture sotto forma di carboidrati, grassi e altre sostanze. In che modo l'anidride carbonica viene restituita all'aria? Osserviamo l'intero processo qui schematizzato e lo vedremo. Le piante verdi, attraverso gli stomi, assorbono l'anidride carbonica dall'aria. Mediante la luce, nel processo della fotosintesi, la trasformano in zuccheri, amido e altri composti del carbonio. Contemporaneamente, parte dell'anidride carbonica viene restituita all'aria attraverso la respirazione delle piante e degli animali e attraverso tutti i processi di combustione. La putrefazione di una pianta morta è dovuta allo sviluppo di alcuni funghi che da essa ricavano il nutrimento. I principali prodotti della degradazione dovuta ai funghi sono acqua e anidride carbonica. I funghi, dunque, restituiscono all'aria quasi tutta l'anidride carbonica che le piante verdi le hanno sottratto. Viene così conservato il fondamentale equilibrio tra l'anidride carbonica presente nell'aria e quella immagazzinata dalle piante verdi. In questo pure è l'importantissimo ruolo che i funghi hanno in natura. In questo film abbiamo visto solo pochi esemplari delle numerose specie di funghi che si trovano ovunque sulla Terra. Per i grandi danni che alcuni funghi provocano e i notevoli benefici offerti da altri, queste piante continueranno a stimolare l'interesse dell'uomo e la ricerca scientifica. Per studiare l'anatomia di piante estinte, il biologo può usare la tecnica della inclusione dei fossili, consistente nel trasferire su uno strato di plastica le sostanze organiche da studiare al microscopio. La preparazione che qui si vede mostra la struttura di un fusto in sezione trasversale. È un fusto di lepidodendron, un antenato delle attuali licopodine di oltre 265 milioni di anni fa. In quest'altro preparato si osserva in sezione trasversale la radice di una felce fossile dello stesso periodo. Lo studio delle piante fossili agevola la comprensione dei processi evolutivi e permette di tratteggiare l'evoluzione del regno vegetale comparando le piante estinte con quelle attuali. Tra le prime piante comparse vi furono probabilmente delle alghe assai semplici, come le attuali Chlamydomonas. Questi fossili viventi contengono clorofilla e perciò sono capaci di sintetizzare molecole organiche e protoplasma dai materiali inorganici che le circondano. Le prime piante terrestri possono essere state alghe primitive, come questa Fritchiella dell'India.
Per poter sopravvivere sulla superficie della Terra, le piante si adattarono in vario modo agli effetti dell'evaporazione, della luce e del contatto diretto con l'aria. Una funzione molto importante in tutte le piante terrestri è svolta dal tessuto epidermico, lo strato esterno di cellule che limita l'evaporazione. Qui si può vedere l'epidermide di una pianta terrestre primitiva, la Marcantia, con le aperture di tipo stomatico che permettono gli scambi gassosi. Per modificazione dei tessuti, le piante terrestri hanno sviluppato organi specializzati, come le foglie. Quanto maggiore è la superficie fogliare esposta alla luce, tanto maggiore è la quantità di sostanze organiche che la pianta può fotosintetizzare. Il fusto o caule della pianta è un organo assiale specializzato. Il sistema radicale, infine, fissa la pianta al terreno e assorbe acqua e soluzioni di sali minerali. Nelle piante non comparvero contemporaneamente radici, fusto e foglie. Lo sviluppo di queste strutture specializzate fu la conseguenza dell'evolversi di un sistema di condotti che rendono possibile il flusso, attraverso la pianta, delle soluzioni saline costituenti la linfa grezza. Le cellule a pareti ispessite che qui si vedono costituiscono il sistema vascolare e le piante che ne sono provviste sono dette tracheofite. Un sistema del genere si trova nelle piante più evolute, come le angiosperme, mentre le prime piante terrestri hanno un sistema vascolare meno evoluto. I muschi del genere Polytrichum hanno un sistema conduttore primitivo, benché siano piante non vascolari. In esse, infatti, vi è un insieme di cellule vive allungate, nelle quali il movimento delle soluzioni nutritive è bloccato dalla parete di separazione e rallentato dal citoplasma. Così il flusso può avvenire soltanto per osmosi. Se si esamina un'altra antica pianta, come questo Psilotum, la situazione appare migliorata, perché le pareti delle cellule conduttrici presentano zone più sottili che facilitano il movimento delle soluzioni. Lo Psilotum non ha vere foglie né vere radici. Il suo fusto cresce in parte sottoterra ed è trasformato in rizoma. Questa pianta assorbe acqua e sali attraverso microscopiche espansioni pilifere dette rizoidi. Dai rizoidi le soluzioni passano attraverso i tessuti esterni del fusto e vengono poi trasportate alle altre parti della pianta mediante un sistema conduttore primitivo di cellule morte che formano lo xilema. Esse conferiscono